Allora, seconda vittoria consecutiva. Mister, avete tenuto tutti i gol per il Bar di domenica, quelli che avete sbagliato oggi? Abbiamo sbagliati tanti. Però insomma, è importante vincere, poi domenica è un'altra partita, penseremo a domenica. E oggi dai, raccontami qualcosa, loro non sono una brutta squadra, cercano di giocare, a occasioni da gol non c'è stata partita secondo me, però anche in 10 contro 11, che ha cambiato secondo me molte cose, loro cioè, hanno cercato di giocare così, hanno tenuto la palla forse più che il Vianino, però le occasioni da gol sono state 6 o 7 se non sbaglio. Sì, abbiamo avuto tantissime occasioni, anche se io devo essere sincero, a fine primo tempo ai ragazzi li ho rimproverati perché abbiamo fatto un primo tempo disordinato, abbiamo sbagliato tanti gol, però eravamo disordinati, senza posizione, giocatori che troppo attaccati. No, il primo tempo non mi sono piaciuti, il secondo tempo invece siamo partiti meglio, abbiamo fatto 20 minuti, abbiamo avuto 4 o 5 palle clamorose. Poi però ci sono stati 20 minuti loro che... Sì, loro, sai, quando devi pareggiare un'occasione ce l'hanno avuto, occasioni, mettevano palla sopra, sì. E poi ci sta, cioè io l'ho detto anche in panchina, quando giochi qua non è che le occasioni le hanno tutte, quindi noi siamo stati bravi, avremmo dovuto chiuderla prima per evitare delle sofferenze inutili, però insomma sono soddisfatto dei 3 punti. E non abbiamo preso gol e sono ancora di più soddisfatto, abbiamo concesso poco e creato tanto, anche se ripeto il primo tempo non mi è piaciuto neanche un po', poi a domenica ci penseremo venerdì. Tante assenze oggi, sì, però oggi mancavano 5-6 giocatori, ma io l'ho detto anche ai ragazzi prima, non voglio sentire assenze perché in campo si gioca 11 contro 11, quindi io sinceramente le assenze... Oggi ho fatto 5 cambi, cosa che non ho mai avuto. Poi i cambi che ho fatto mi hanno anche soddisfatto perché siamo stati bravi. È rientrato Micheloni, eh? È rientrato Micheloni che l'ho messo dentro. Gennaro comincia a prendere minuti di Napoli, che è uno che comunque in mezzo al campo sa tenere palla, sa gestire i tempi delle partite. Oggi avevamo anche Domenico Anastasio che gli ultimi 6-7 minuti ci ha dato una mano, quindi piano piano ci tiriamo là. Comunque l'importante era portare a casa i 3 punti, poi giochi bene, giochi male. È relativo, quello che conta sono i punti. Ok, mister. E io sono contento di questo perché poi io sono un attento ai numeri. Ho fatto in panchina 6 partite, 11 punti. A me interessa. È una media gol di 0,6, eh? Subita, sì. Ma ripeto, non un allenatore che vince 1-0, entra in campo a fine, entra nello spogliatoio a fine primo tempo e si incazza. Questo significa quello che io voglio dai ragazzi, no? Voglio ordine, voglio concretezza e voglio portare a casa i 3 punti. Poi a volte ci riesce, a volte non ci riesce, però quando dai tutto e fai le cose giuste non ti rimproveri niente. Noi il primo tempo non abbiamo fatto le cose giuste per occupazione del campo, eravamo troppo disordinati, non era quello che avevo chiesto. Ammucchio, come dice il manso. E non andava bene, anche perché ripeto, noi di qualità ne abbiamo, avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni. Noi, tra l'altro, cioè, il Vianino ha fatto il gol più difficile perché il Genoa ha fatto un gol incredibile, infatti mi ha smentito, poi l'ho riconosciuto sugli altri 2 tiri che ha fatto, una a destra e una a sinistra. Comunque sono contento per i 3 punti e questo qua per noi è tanto, perché adesso vedremo poi quello che sarà nelle prossime partite, perché ripeto, tutte le partite da oggi in poi, come prima, noi le giocheremo per vincere, poi se le vinceremo non lo so, però le giocheremo tutte per vincere e vedremo quello che sarà. Ok mister, mi piace il discorso di vincerle tutte. Ci riusciremo? Sì, poi non lo so, però diciamo che oggi ci permette di venire fuori da una zona che quando sono arrivato era abbastanza... Ma abbastanza, no, pi. Era quello che era. In dialetto, adesso vuol dire a me me l'era che pi, a chi rideva. Dillo te. Ciao mister, grazie. Ciao.